Io non lo so, in Parlamento non ci sono stato, non voglio giudicare del tutto chi c'è stato in precedenza. Io mi sento un dipendente del popolo e non un privilegiato. Forse questa è la differenza. Forse. Poi la differenza vera e propria la vedremo quando finiremo la legislatura. Per quello sempre io dico non ci chiamate onorevoli adesso. In caso, se proprio volete, fatelo. Perché è un titolo sciocco. Cioè, ma che c'ho io più di te? Perché io sono più onorevole di te? Dimmelo, rispondimi. No, c'ho qualcosa più di te. Per me ci sono persone, perché sei stato scelto dal popolo. Che ci sono state anche persone che sono andate in galera, poi sono state scelte dal popolo, eppure magari ancora li chiamano onorevoli. Perdono il titolo. Esatto, noi vogliamo essere chiamati cittadini perché ci sentiamo cittadini. Vi dispiace così tanto farlo? No, ma a noi non dispiace nulla, ci piace capire. Sì, perché per noi la politica è servizio civile e non, come dire, né carriera. Cioè noi stiamo provando a fare qualcosa che dovrebbero far tutti, cioè occuparsi di politica. Ma voi, ecco, voi pensate di essere i soli a farlo? Beh, diciamo che negli ultimi anni è stato un disastro, e questo va detto. E se non fossero stati disastrosi tutti quanti, magari qualcuno si può salvare nel mucchio, ma è la partitocrazia che ha fallito, probabilmente anche il Movimento 5 Stelle non sarebbe diventata la prima forza politica del Paese. Adesso invece dimostreremo in Parlamento nella prossima legislatura che siamo competenti, capaci, determinati e informati, e vedremo se magari al termine della legislatura ci vorrete chiamare onorevoli, ma per quel che abbiamo fatto. Per me va bene chiamare. L'ultima cosa, il finanziamento pubblico ai partiti. Il finanziamento pubblico ai partiti. Tutte qual è la nostra posizione? No, ma è il primo atto che volete fare? È il primo segnale che volete dare? Basta. Sì, la prima ho mossa, finito. La prima mossa. Vabbè. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.